Il finale del Festival di Sanremo 2024 ha scatenato discussioni accese online. Nonostante Angelina Mango abbia vinto, molti fan sono insoddisfatti perché Joliet, il loro preferito, ha conquistato una straordinaria preferenza dal pubblico da casa con il 60% dei voti, mentre Angelina ne ha ottenuti solo il 16,1%. Il caso Joliet scuote Sanremo. Boicottaggio? La controversia si è accesa perché la competizione di Sanremo non si basa unicamente sul televoto, ma include anche i voti della sala stampa e delle radio. Guardando i numeri finali, è evidente che il supporto della stampa e delle radio ha spinto Angelina Mango al primo posto con il 40,3% totale dei voti, di cui solo 16,1% dal televoto. Al contrario, Joliet ha ricevuto solo il 25,2% dei voti totali, nonostante il suo enorme successo nel televoto. Alcuni sostenitori di Joliet hanno interpretato questo esito come una sorta di ripicca della stampa per il suo trionfo durante la serata delle cover. Su internet, i commenti si moltiplicano. Hanno boicottato la vittoria di Joliet. La stampa ha pilotato tutto. Joliet aveva il 60% dei voti, esprimendo il disappunto verso quello che percepiscono come un risultato ingiusto. Nonostante le proteste, i numeri ufficiali parlano chiaro. Angelina Mango è la vincitrice di Sanremo 2024. Con il 40,3% dei voti complessivi, si è assicurata il gradino più alto del podio, lasciando Joliet al secondo posto con il 25,2% e gli altri artisti ancora più indietro. Hanno sabotato Joliet. Sanremo nel mirino, il web si infiamma di polemiche. Anche se la popolarità di Joliet tra il pubblico a casa era incontestabile, sono stati i voti combinati da più fonti a decidere il vincitore. E così, nonostante le polemiche e le teorie, è Angelina Mango che si porta a casa il titolo.